Allora ragazzi, per questo nuovissimo episodio di Assassin's Creed Rouge avremo come sempre un piccolissimo calo di frame perché il computer era scarico e dovevo metterlo sotto carica, ovvero con il caricabatteria. Ora, dato che il computer è portatile, quando utilizzi un caricabatterie, il gioco, diciamo, può laggare perché vengono, diciamo, diminuite le prestazioni del vostro PC. Beh, comunque, ragazzi, il video è comunque godibile, non al massimo, ma è comunque godibile. E con questa straordinaria musica di sottofondo, ovvero del menu theme, di Assassin's Creed Rouge, vi lascio. E ci vediamo nel secondo episodio di Assassin's Creed Rouge, una serie che mi sta piacendo molto e spero sta piacendo anche a voi, e intendo finirlo insieme a voi. Ciao ragazzi! Cioè ragazzi, allora un attimo, voi mi dovete spiegare una cosa. Com'è possibile che Ubisoft ha fatto un gioco che si chiama Assassin's Creed Rouge con una selezione di risoluzioni una più il cesso dell'altra? Allora, a parte il fatto che questa è l'unica che mi va a 45 fps, ma non ho capito come mai questa è l'unica che fa capire che sono queste le uniche proporzioni giuste per il gioco. Cioè, è proprio cioè, io non ci posso proprio pensare. Vabbè, comunque, siamo nel nuovissimo episodio di Assassin's Creed Rouge. Come sempre il calo di frame, cioè, ma durante il caricamento, cioè, ragazzi, cioè, io devo stoppare qua perché c'è un calo di frame assurdo. Però figo sto fattino, eh. Ok. Potresti ripristinare le postazioni di lavoro dei tuoi colleghi. Se vuoi dare una mano. E sempre in teoria potresti trovare altre cose utili se ti va di essere un po' furtivo. Comunque, la volta scorsa ci eravamo fermati Un qui. collega ha lasciato il suo ufficio a nome Vaffanculo. dell'ascensore. Se vedi roba high-tech per terra, raccoglila. Potrebbe fornirci degli indizi. Allora, ci eravamo. Ok, ingegnere Shay Cormac. Siamo sul punto di fare una grande scoperta. Tu Allora. ne avrai parecchie domande sul tuo nuovo compito o su di me. Per ora posso solo. Ok, allora, devono parlare di. Ah, però dico, la volta scorsa ci eravamo fermati qui e volevamo fare le grandi cose con il nostro Shay Cormac, con la risoluzione di merda su un iPhone 4. Chi ha visto il video là sopra è una merda la risoluzione, ve lo dico anch'io perché proprio ci tengo a dirvelo. Adesso Camtasia 8 si è aggiornato e meno male che si è aggiornato anche a me, perché prima l'aggiornamento non me lo voleva proprio far fare. Adesso l'ho aggiornato e va tutto bene. La posso cambiare da lì la risoluzione. Per quanto riguarda il video di Dead or Alive, deve durare un po' di minuti, ragazzi, quindi lo caricherò un altro giorno. Niente, adesso salto. Ok, tenuta di Davenport, marzo 1752. Sentiamo un po'. È passato di tempo. Ineri a caso? Achille? Achille? Adeguale. Come va nelle Indie occidentali? Ah. Molto male, temo. Oh. Dal tuo sguardo immagino tu voglia parlarne. Vieni. Achille. Ma proprio hanno scelto il nome di Achille e quell'altro? Proprio il grande Achille? Chi è l'ospite? Ecco Adeguale. Uno schiavo che ha liberato se stesso e centinaia d'altri nelle Indie occidentali. Aspetta, Egli è Davenport? l'incarnazione vivente del credo. Capisco. Facciamo un po' di pratica. Ma la casa è Io quella. Ma adesso ho altro da fare. non è possibile che è quello, Achille. 1752. Dimmi cosa è successo. È stato terribile, Achille. La terra tremava e le onde Aspetta. dell'oceano hanno sommerso Porto Prince. Quante sono le vittime? No, Migliaia. aspettate ragazzi. Assolutamente subito perdite. Odio parlare di lavoro in momenti come questi, ma gli uomini di Makarna hanno completato il loro compito prima del È terremoto. quella la villa, è Lo quella so, di Achille, di ma Assassin's fatto Creed sì che 3, il Sven, mio gioco preferito di terremoto Assassin's prof, Creed. uno degli studenti migliori di Makandal. Che peccato. Makandal.
Quindi non sappiamo se ha trovato il posto. No, quello non si chiamava così. In Assassin's Creed Liberation. Sei ancora in piedi dopo le ombre. Non dovresti essere in addestramento. Oddio cazzo, ma che... hanno approfittato del caos. Ma è quella la casa? Ma non può essere quella Achille. O sono... No, aspetta. Gli eventi di Assassin's Creed 3. Oh, scusa, ma stiamo proprio lì, vicino a New York. La mappa. La mappa. È quello il posto. Ah, la tenuta, vedi? Allora, non è che si svolgono nel 1845, mi sto sbagliando io. E può darsi. Comunque avete visto il nuovo Assassin's Creed, quello della cinese? Sei in ritardo. Una donna. Che mi sono perso? Opp, speranza anche questa, è oddio. La prima ora di lezione. Ci alleniamo sempre, che sei govase. E continueremo a farlo. Come cazzo si chiama? Se io odio l'allenamento come un gatto odia l'acqua. Yes. Peccato, il ragazzo ha del potenziale. Ma poca disciplina. Va bene, se la vuole scopare di brutto. Va bene. Che cosa devo fare? Ben fatto. Che vuol dire ben fatto all'improvviso? Vabbè, a sti cazzi. Sto gioco è senza senso. Come Assassin's Creed 2. Cioè, era proprio senza senso. Non era Brotherhood, che era proprio senza qual senso. È la sfida di oggi? Ma comunque oggi era bello. Sparare. Vieni, puoi usare queste. Ma sono le tue. Beh, voglio darti una mezza possibilità di farcela. Forza. Che palle, devo imparare a sparare, madonna cara. Mi ricordo in Assassin's Creed Black Flag quando dovevi sparare in quella specie di festa, ma... Ok, oh, oh. Identico ad Assassin's Creed, Assassin's Creed 4. Ho sbagliato ancora. Boom. Boom. Eh sì, devi pure ricaricare, vai. Senza munizioni ricarica automaticamente. Premi F per sparare. Chiunque okay. Si colpire i bersagli da fermo. Prova a farlo mentre corri. Che cazzo? Andiamo, sbrigati. Ah, madonna, che stronzata. Pensavo che si potesse sparare veramente mentre uno correvo. Besh. Puoi farlo mentre corri. Boom. Oh, oh, ce n'è un altro. Vai, ricarica. Ancora? Al sesto, eccolo. Il tempo scade. Vaffanculo. Bam. Ok, li ho uccisi. Li ho uccisi. Li ho colpiti. Ben fatto, Shay. Continua così. So farla meglio di Treia, cioè. Ma guarda che italiano. Non farti nervosire dagli altri. Case Gowase. Ma che cazzo è nome? Ma la Ubisoft sono canadesi o sono degli africani neri? Era ora che arrivassi. Cioè, ma tu mai far aspettare una signora. Ma tu veramente ti chiami Hop? Ricordatelo. Sono la tua insegnante e un tuo superiore. Che troia, madonna. Beh, almeno una cosa è vera. Allora cosa faremo? Vedremo i mille modi di uccidere. Ma stai zitto. Voi due, rendetevi utili, sorvegliate Shay. Madonna, ma proprio The Lady a livelli straordinari. Non farti nemmeno niente. Vuoi uccidere senza farti vedere? Come cazzo faccio a farmi uccidere senza farmi vedere da dei manichini? Ben fatto. Sono sorpresa. Oh oh oh, entra il mucchio. Molto bene. Attacca da dietro un angolo, il bersaglio non se ne accorgerà nemmeno. Uccidi un cespuglio mentre scatti. Non c'è dubbio, te la sai cavare da solo. Lo vedo, lì! Me ne frega un cazzo. E nasconditi nella vegetazione. Vegetables. Uccidi da un cespuglio. Ovvero? Resta basso e non farti scoprire.
Sii paziente e colpirai il tuo bersaglio. Ah, ok, da qui. Non c'è dubbio, te la sai cavare da solo. Meglio di ciò che mi aspettavo. Ok, ok. Sei davvero diventato più bravo, Shay. Oh, adesso non montarti la testa. E adesso ne mi pare della cattedrale della Goase. Beh, però 20 25 fps non si possono poi vedere. È ora di imparare a sopravvivere alla frontiera. Ovvero? Me l'ha cavata abbastanza bene finora. Forse. Ma c'è altro che posso insegnarti. Cosa? A correre sugli alberi, ovvio. Cioè, mi pare normale. Assassin's Creed è pienissimo di parkour, ragazzi. Parkour talmente fittizio che certe volte io... Dai, torna su. Certe volte io adoro questo gioco per il suo parkour, ma proprio stronzate assurde, madonna. E le sparano ogni anno. Le sparano ogni anno. Oh, non c'è una volta buona che sparano del parkour fatto bene. Adesso vi chiederete, ma perché fare la serie su Assassin's Creed? E perché Assassin's Creed Luce è un bel gioco. Cioè, ci sono le grandi cazzate, sempre. Però rimane comunque un gioco carino, bellino, divertente, e però stai zitto, è doppiatore del cazzo. Casegoase della merda, dei miei coglioni. E il posto è talmente tale quale a quell'altro di Assassin's Creed 3 che addirittura dico, oh, guarda, hanno ripreso il terzo Assassin's Creed. È ora di andare a caccia. No, non ci voglio andare a caccia, madonna. In Assassin's Creed 3, ma non c'era bisogno di andare a caccia. Usa tutti quanti i tuoi sensi per trovare la preda. Quale preda? Oh, oh. Vabbè, rimettimeli. E mi leva il... Vabbè, ok. Sì, va, non mi vede neanche. Magda. Ok, di frame. Senza motivo. Usiamo ciò che ci dà la natura. Ma tu mi hai messo ste cazzo di cose. Bene, ora devi usare quello che la natura... Madò, che stronzata. Fabbricazione. Ah, le fondine, ah, giusto, perché anche nel quarto c'erano. Invece nel 3 dovevi esclusivamente comprartele le cose. Era talmente bello che tutto uguale, poi io non so. Ok. Queste potrai tenere vicine le pistole. Yes. Achille ha un'altra cosa da mostrarti. Di sicuro o è la nave, o zitti tutti. E come combattere. Se una di queste due cose voglio il premio Nobel per l'intelligenza, anzi no, per l'intuito, e voglio almeno 10 milioni di mi piace. 10 milioni, perché altrimenti non mi trovo. Anzi, ne voglio almeno uno. 5, facciamo 5. Ci arriviamo a 5 mi piace. Se però ho indovinato queste due cose. Ma dammi le armi. Ma che stronzo, ma che gioco di... Fa proprio del pene. Spada e pugnale. Sì. Ho sentito dire che hai un'ottima mira. Yes. Sono davvero belle. Grazie, mentore. La nave stavo leggendo mentore. La gente di Haiti farà buon uso dei tuoi doni. Spero che ritroverai ciò che hai perso. La spada tutta buggata. I Templari hanno rubato due manufatti preziosi. Un manoscritto antico e la scatola che permette di capirne il senso. Seguito i Templari. Allora sì. Coste. È proprio... Tocca a te, amico mio. È proprio lui. È proprio Achille. Achille di Assassin's Creed 3. Fatto chiunque un... possieda i manufatti. Un po' vecchio. Va. Può accedere ai siti dei precursori. Aspetta, ho sbagliato dobbiamo a dire. Dobbiamo recuperarli. Infatti. A ogni costo. Quindi allenamento concluso. Allenamento concluso. Quindi abbiamo, ricapitoliamo, lezioni e rivelazioni agli ultimi 30 secondi di video. Abbiamo Hope di Final Fantasy 13 e poi abbiamo Liam.
ovvero quel coglione all'inizio, e abbiamo le identiche e stesse cose di Assassin's Creed 4. Identiche cose, oh, tutto uguale, non cambia un cazzo. Ok, dato che dovremo accettare una nuova missione, io ho intenzione di concludere qui l'episodio. È stato corto, davvero, e non intendo andare avanti perché altrimenti ho paura che poi il video può essere troppo lungo, può essere noioso, e dato che dobbiamo andare con la nave di sicuro sarà lunghissimo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video con un nuovo Assassin's Creed, con l'acqua pagatissima.